Veri cristiani devono vivere tramite la parola di Cristo. Amen. I veri cristiani sono quelli che seguono la parola di Gesù Cristo. I veri cristiani devono ubbidire la parola del Signore, gli insegnamenti del Signore. Oggi in questo mondo pieno di confusione, malvagità, materialismo, peccati, tante persone dicono che sono cristiani, ma non seguono la parola di Cristo. I veri figli di Dio, i veri cristiani, devono seguire la parola. Chi non segue la parola di Gesù non è un vero cristiano. Perché in questo mondo ci sono tanti falsi, ipocriti, menzogneri, uomini, donne che dicono che sono cristiani, ma sono lontani dalla parola, non seguono la parola di Dio. E stanno vivendo nel buio, nel peccato, nell'iniquità, nella perdizione, nella ribellione. Nel mondo intero ci sono milioni di persone che dicono che sono cristiani, ma non seguono la parola del Signore. In Italia, in Sicilia, ci sono milioni di persone, giovani e vecchi, che dicono che sono cristiani, ma non seguono la parola. Bisogna seguire la parola del Signore, credere la parola del Signore, amare la parola del Signore, praticare la parola del Signore. Non serve a niente chiamarsi cristiano se vivi lontano dalla parola. Sei un ribelle, un disubbidiente, un carnale. Gesù Cristo dice, il Signore Gesù dice nel Vangelo, chi osserva la mia parola e crede in colui che mi ha mandato non vedrà mai la morte in eterno. Chi ubbidisce la mia parola è colui che mi ama. I veri cristiani devono seguire la parola di Gesù. I veri cristiani devono vivere tramite la parola di Gesù. I veri cristiani devono, alleluia, seguire la parola di Gesù. Seguire questa parola, perché Gesù disse il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, disse il Signore dei Signori. Ecco perché noi vogliamo predicare la parola. Ecco perché siamo qui a predicare la parola, per dirvi che i veri cristiani devono seguire gli insegnamenti del Signore. Non serve a niente dire che sei cattolico, apostolico, romano, ma non segui la parola, non segui la Bibbia, non segui il Vangelo, gli insegnamenti del Maestro. Alleluia! Dobbiamo seguire gli insegnamenti di Gesù, perché Egli stesso, alleluia, Egli stesso è la parola che si è fatta carne.
Alleluia. È lui stesso, è la parola venuto dal cielo, il Verbo che si è fatto carne, alleluia. È lui stesso, è la parola della vita. E Gesù disse che i veri cristiani devono vivere per mezzo della parola. Non di solo pane vive l'uomo. Non di solo pane vive l'uomo. Ma per mezzo di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Gloria a Gesù. Questo c'è bisogno oggi. Alleluia. Che le persone capiscano e riconoscano che essere cristiani non è solo dire con la bocca che sei cristiano, con la bocca lo dici, ma poi vai a peccare, vai a fare questo, vai a fare quello. Segui la corrente del mondo, i piaceri del mondo, i vizi e tutte quelle cose che offendono Dio. La gente deve capire che essere cristiani vuol dire seguire la parola di Gesù Cristo, la parola della verità. Gloria a te. Gesù disse: se voi dimorate nella mia parola, se voi vivete nella mia parola, sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. La verità è la parola di Dio. Non serve a niente che tu dici che sei cattolica ma non ubbidisci alla parola. Lo devi capire. Non serve a niente, non serve a nulla che dici che sei cattolico ma non segui la parola, o che sei testimone di Geova e non segui la parola, o anche che sei evangelico ma non segui la parola. Una religione non ti salverà. Dobbiamo seguire la parola. Dobbiamo seguire la verità, perché se no, nel giorno del giudizio, il Signore ti dirà: vai via da me, maledetto, nel fuoco eterno che è stato preparato per Satana e i suoi angeli decaduti. Essere credenti non vuol dire solo che tu vai in chiesa, tra virgolette, la domenica e poi vivi a modo tuo, vivi nei tuoi piaceri, nei tuoi interessi, nei tuoi desideri, nei tuoi vizi. Dici che sei cristiano a modo tuo, ma stai vivendo un inganno di Satana che ti vuole portare alla perdizione. Essere cristiani, alleluia, vuol dire abbandonare il peccato e abbracciare Cristo. Amen. Abbracciare la fede. Andiamo nella maglia a vedere loro, che non sa dov'è. Abbracciare la parola. Seguire la via del Signore. Alleluia. Seguire la verità. Seguire la giustizia. Seguire la santità. Oh, alleluia. Ma purtroppo, cari che ascoltate, purtroppo oggi il mondo è pieno di gente che dicono che sono cristiani, ma sono falsi, sono peccatori, peccatrici, mentono, rubano, commettono adulterio. Dicono che sono cristiani ma vivono lontano dalla parola di Cristo. Che cristiano sei? Che cristiana sei se non segui la Bibbia? Sei un falso, te lo devo dire.
ma ti puoi convertire, alleluia. Ti devi convertire, alleluia. Gesù Cristo vuole che ti converti, alleluia. Gesù Cristo vuole che ti penti, che veramente ti ravvedi e che ci sia un cambiamento vero nella tua vita tramite l'Evangelo, alleluia. Tramite la parola di Cristo, che è potenza di Dio, potenza per liberare, per rigenerare il cuore degli esseri umani. Oggi in questo mondo c'è tanto inganno, tanta falsità, è purtroppo un mondo pieno di confusione, è un mondo pieno di oscurità, di tenebre, dove il maligno sta ingannando tante persone nelle strade sbagliate, nelle vie sbagliate. Ma Gesù Cristo ti può liberare, alleluia. Gesù Cristo ti può illuminare con la luce della sua parola. Ecco perché nei salmi, per esempio nel Salmo 119 al versetto 105, dice la parola di Dio che la parola è una lampada, la parola di Dio è una luce che può illuminare il nostro sentiero, i nostri passi, le nostre vie. La parola di Dio, la parola di Gesù può illuminare il tuo cuore, alleluia. Se credi, anche il tuo cuore, caro ragazzo, caro bambino, anche il tuo cuore. Perché oggi in questo mondo tanti stanno vivendo nell'inganno, si stanno illudendo. Dicono che sono cristiani, ma non ubbidiscono alla parola di Cristo. Non ubbidiscono agli insegnamenti di Cristo. Alleluia. Dicono che sono cristiani, ma vivono lontano da Gesù. Dicono che sono cristiani, ma vivono lontano dalla presenza di Dio. Tanti stanno vivendo nell'inganno, si definiscono cristiani. Alcuni dicono sono cattolici, apostolici, romani, ma non seguono la Bibbia. Non seguono le sacre scritture. I veri cristiani devono seguire questa, la parola di Dio, se no tu non sei un cristiano. Sei perduto, sei smarrito, sei perso. Che Gesù aiuti ognuno di noi. Tanti stanno vivendo lontano dal Signore. Ma se oggi tu stai ascoltando, alleluia, se oggi questa parola sta arrivando nel tuo orecchio, alleluia, è perché il Signore ti vuole illuminare, ti vuole illuminare il Signore Gesù. Oh, gloria al Signore. Alleluia. Gesù, ascoltate voi che siete qui. Gesù non vuole che ti perdi. Non importa se tu sei giovane, se sei adulto, sei vecchio, il Signore Gesù non vuole che ti perdi. Il Signore Gesù non vuole che ti perdi. Signore, guida, Padre, in nome di Gesù. Il Signore Gesù
vuole darti la speranza, vuole darti la vita tramite la parola. Gloria a te, tramite la parola. Questo dovete capire, che essere cristiani non vuol dire affatto andare a messa. Essere cristiani non vuol dire affatto andare a messa la domenica e poi in settimana vivi una vita che ti abbandoni ai piaceri, alcol, vizi, fumo, guardare le donne, guardare gli uomini di qua, di là, e poi alla domenica dite che siete cristiani. Non è così, caro. Io spero che mi capite, io so che qualcuno capisce. Gloria a Dio, abbi pietà, Spirito Santo. Alleluia. Alleluia, gloria, sore Bechea. Cristiani. Essere cristiani vuol dire ubbidire alla parola di Cristo, seguire la parola di Cristo. Amare la parola di Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Essere cristiani vuol dire vivere tramite la parola. Dobbiamo vivere tramite la parola. Alleluia. È il primo passo. Alleluia. Il primo passo per diventare veri cristiani è il pentimento. Ti devi pentire dei tuoi vecchi peccati, sì. Ti devi pentire delle tue opere malvagie. Ti devi pentire delle tue ribellioni. E devi chiedere perdono al Re dei Re. Quello è il primo passo di ubbidienza per essere veri cristiani. Allora il Signore ti illuminerà. Il Signore Gesù ti perdonerà. Il Signore Gesù entrerà nel tuo cuore con la sua luce per liberarti dalle tenebre, per liberarti dall'iniquità, per liberarti dal peccato, perché il peccato porta alla morte. La Bibbia dice: chi fa il peccato è schiavo del peccato. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sapete cosa vuol dire essere privi della gloria di Dio? Che la tua vita è vuota. Essere privi della gloria di Dio vuol dire che dentro di te non c'è pace, non c'è vita spirituale. Essere privi della gloria di Dio vuol dire che sei perduta. Sei perduto. Ma se tu ti penti, se tu ti penti, il Signore ti perdonerà. Se tu ti penti, se tu ti penti e chiedi perdono al Re dei Re, Gesù ti guarirà dentro e la sua gloria scenderà dentro di te. Questo è l'Evangelo, e lo Spirito Santo ti riempirà. Gloria a Dio, alleluia. Benedici, Padre. Lo Spirito Santo entrerà nel tuo cuore se tu ti penti. Gloria a Gesù. Se tu veramente chiedi perdono, e allora c'è la conversione.
e tu inizierai a seguire la parola. Amen, gloria all'Eterno. Inizierai a seguire la verità, la via del Signore. Inizierai a vivere veramente per il Signore e non sarai più un falso cristiano come tanti che dicono che sono cattolici o testimoni di Geova o protestanti, ma vivono lontano dalla parola. I veri cristiani devono seguire la parola, alleluia. Gloria a Gesù. I veri cristiani devono amare Gesù, amen. Alleluia. I veri cristiani devono leggere la Bibbia. Leggi la Bibbia e sarai illuminato dalla parola di Gesù. I veri cristiani devono leggere il Vangelo, le parole di Cristo. Come puoi dire tu, cara donna o caro ragazzo, che sei cristiano se non leggi le parole di Cristo? Hai mai letto la Bibbia, il Vangelo? Hai mai letto le scritture? Hai mai letto la parola del Signore? Come puoi dire che sei cristiano, cristiana, se non leggi la Bibbia? Dovete leggere, dovete cercare. E il Signore vi illuminerà. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio, alleluia. Leggete la parola, anche tu che ascolti lì. Leggi la parola, alleluia. Non essere un ipocrita che dici che sei cristiano, ma poi vivi lontano da Dio. Leggi la parola, cerca il Signore, gloria a Cristo, benedetto. Perché Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. E chi osserva la mia parola, dice Gesù, ha la vita eterna. Questo mondo passerà, cari di Gela, questa vita è passeggera. Questa vita finirà. Questo mondo finirà, carissimi. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Benedici, Signore. Alleluia. Il Signore Gesù Cristo dice nel Vangelo che le sue parole sono spirito e vita. E beati coloro che credono alle parole del Signore. E beati ancor di più quelli che osservano la parola del Signore. Alleluia. Sediamoci, ascoltiamola. E la parola del Signore è vita. Ascoltate. La parola di Gesù è vita. Ma come chiamano? Ascoltate, la parola di Gesù vi vuole illuminare, care ragazze. La parola di Gesù vuole entrare nei vostri cuori e darvi la speranza, guidarvi nella strada giusta. Il Signore Gesù dice, cari che ascoltate, conoscerete la verità. La verità vi farà liberi e la verità è nella parola. La verità è nella Bibbia, nel Vangelo, le parole di Dio, le parole che il Signore ci ha lasciato. Le parole del Signore danno vita. Gloria a Gesù, dammi più forza di predicare il Re del Cielo. Ascoltate! C'è bisogno di avvicinarsi alla parola del Signore. C'è bisogno di cercare la parola del Signore. Perché tutto il resto passerà. Tutto il resto finirà, cari di Gela.
tutto il resto finisce, tutto il resto è passeggero, tutto il resto svanirà, ma la parola di Cristo rimane in eterno. Ecco perché bisogna cercare la parola di Gesù Cristo. Bisogna cercare la parola di Gesù Cristo. Come Egli stesso ci dice nel Vangelo, il Signore Gesù Cristo dice: cercate, troverete, chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, dice il Signore. Cerca, cerca la verità, non perdere la tua vita nei falsi piaceri del mondo, nei falsi desideri del mondo. Non pensare solo alle cose materiali, questa vita passerà. Cerca la parola del Signore, perché la parola del Signore è la vita. La parola del Signore, la parola del Signore è la vera vita. Se tu non hai la parola, sei morto dentro. Sei morto, dentro di te c'è lo spirito della morte. Dentro di te c'è il buio. C'è il male che ti domina. Ma se tu credi a Cristo Gesù e alle parole, le parole del Signore illumineranno il tuo cuore. Le parole del Signore rinnoveranno il tuo cuore. Gloria a Dio. Le parole di Gesù Cristo illumineranno la tua mente. Ecco perché, cari di Gela, Gesù Cristo disse: chi ha sete, venga a me e beva, disse il Signore. Chi ha sete, venga a me e beva, e io gli darò l'acqua della vita. Non avrà mai più sete, perché la parola di Gesù è l'unica speranza. La parola di Gesù è l'unica speranza. La parola di Gesù è l'acqua della vita. La parola del Signore Gesù Cristo ti può salvare. La parola di Gesù Cristo ti può illuminare in questi tempi bui e in questi tempi difficili, in questi tempi di confusione. La parola di Dio ti può dare la certezza, la fiducia. La parola del Signore è la fonte della vita. La parola del Signore è la verità, è il pane della vita, l'acqua della vita. Come Gesù stesso disse al popolo di Gerusalemme: chi ha sete, venga a me e beva, disse il Signore al popolo di Gerusalemme. La parola di Dio è la vera luce, la parola di Dio è l'unica speranza. Anche se tanti non vogliono ascoltare, non vogliono credere, ma questa è la verità che noi vogliamo predicare. La parola di Cristo, alleluia, può cambiare il tuo cuore, può illuminare la tua anima, la tua mente, può darti
l'illuminazione che anche tu hai bisogno. Gloria a Dio. Può darti una nuova vita, una nuova speranza, una nuova esistenza, finché tu non sia più un'anima persa. Oggi la maggior parte degli esseri umani sono anime perse che camminano lontano dalla parola. Questa parola è la verità, cercala, alleluia. Cerca questa parola. Cerca questa verità. Cerca, alleluia, la conoscenza di Gesù Cristo. E la conoscenza di Gesù Cristo illuminerà la tua vita. Gloria al Signore. Benedetto il nome del Signore. Cercate la parola di Gesù Cristo. Cercate la parola di Gesù Cristo. Perché questo mondo è passeggero. Questo mondo è passeggero. Cercate la parola di Gesù Cristo, che vi vuole illuminare, che vi vuole guidare nel retto sentiero, nella via della salvezza. Alleluia. Il Signore vuole darti la salvezza, che è la cosa più importante. La salvezza è la cosa più importante. La salvezza dell'anima, cari di Gela, ed è tramite la conoscenza di Gesù Cristo e della sua parola. La conoscenza della parola di Dio ti può dare la salvezza per liberarti dal buio, dai tuoi peccati, dalle tue colpe, dalle tue confusioni, dalle tue iniquità. Ecco perché vogliamo predicare. Cercate la parola del Signore. Cercate la parola di Gesù Cristo, perché essa è la fonte della vita. La parola di Gesù Cristo spezza le catene. La parola di Gesù Cristo può allontanare il buio di Satana, allontanare gli spiriti cattivi, allontanare il male, allontanare il buio. La parola di Gesù, fermo di ascoltare la parola di Gesù. Fratello, bacio. La parola di Gesù è vita. La parola di Gesù è salvezza. La parola di Gesù è l'unica verità. Cercate la parola di Gesù. Leggete la parola di Gesù. Non vivere lontano dalla parola, perché se no c'è la perdizione. Se no c'è la perdizione. Cercate la parola di Gesù Cristo. Gloria al Signore. Cercate la verità, gloria a Dio. Questa vita è passeggera. Non perdere la tua anima. Non perdere la tua anima lontana da Dio. Gloria al Signore, dobbiamo perdere. Non perdere la tua anima. No, con i maschi.
avvicinatevi alla verità. Avvicinatevi al re dei re. Avvicinatevi al Vangelo. Avvicinatevi al Signore. Chi vive lontano dalla parola di Dio sta vivendo nel buio. E nel buio purtroppo ci sono le maledizioni. Nel buio c'è la perdizione, lontano dalla parola di Dio. Ecco perché bisogna cercare la parola di Dio. Il Signore nella Bibbia tante volte dice al popolo: cercate e troverete. Cercate il Signore, alleluia. Cercate il regno di Dio. Cercate il regno di Dio e la sua verità. Cercate il regno di Dio e la sua conoscenza. E tutto il resto vi sarà dato. Ma la cosa principale è la parola del Signore. Se tu non hai la parola di Dio nel cuore, tu sei perduto. Tu sei un'anima persa. Tu hai bisogno di convertirti e di credere nel Re dei Re. Gloria a Gesù Cristo. Perché soltanto nel nome di Gesù c'è la speranza. Soltanto nel nome di Gesù, soltanto nella parola di Gesù puoi trovare la luce. La luce spirituale che illumina il cuore. La luce spirituale che può illuminare la tua anima, giovane e anziano. Tu hai un'anima, lo sai. Non pensare solo alle cose materiali, terrene, carnali. Tu hai un'anima, tu hai uno spirito. Tu hai bisogno di Gesù. Tu hai bisogno di conoscere la verità. Sapete, in accordo a ciò che dice la Bibbia, il mondo sta andando verso una fine. Stiamo vivendo nei tempi della fine, come dice anche qui. Siamo nei tempi della fine. Siamo nei tempi della fine. Cercate il Signore. Cercate la verità. Cercate la grazia di Dio. Alleluia.